scegli Coconato Automobili. Scegli l'affidabilità di Volvo e Porsche. Coconato Automobili. Vende vetture fuoristrada nuove e aziendali, con officina specializzata, vettura sostitutiva e noleggio a breve e lungo termine. Coconato Automobili ospita la gentile clientela nella propria sede, in Contrada Santa Lucia Corigliano. www.coconatoautomobili.com. Rallenta il Barça nel campionato di calcio amatoriale al Valerio di Castrovillari, che impatta 0-0 contro l'Olympiacos, che per tutto il match rischia poco o nulla, proponendosi in avanti con rapidissimi contropiedi con i quali mette paura ai campioni in carica. I catalani provano a sbloccare la gara su palle inattive, ma i greci sono in giornata e difendono ordinatamente la loro area di rigore. La Red Bull nel giro di 20 minuti liquida la pratica idea grafica e si porta a 3 lunghezze dalla capolista. I tori rossi segnano subito 3 gol, andando a riposo con un triplo vantaggio. Nella ripresa i gol di Lanza e di Groccia fissano il risultato finale sul 5-0. Il Bayer Leverkusen vince con il minimo sforzo contro le contrade, che avrebbero meritato il pareggio. Il gol tedesco arriva su punizione a metà primo tempo. Nella ripresa brividi per le aspirine, che tornano nonostante i pericoli corsi alla vittoria. I bestioni continuano nel loro momento positivo, vincendo per 4-1 contro il Maxi Sigma. Gli uomini di Cesarini, in vantaggio di una rete, si fanno raggiungere nel secondo tempo da Capitan, Scappati e compagni. Nei minuti finali i rosanero iniziano il loro show personale, che li porta a segnare ben 3 reti e a vincere così l'incontro. I fornai, in vantaggio prima per 1-0 e poi per 2-1, si fanno battere dall'idea casa priva di Imbrogna. I ragazzi di Mister Parisi, dopo aver recuperato per 2 volte lo svantaggio, nei minuti finali piazzano la zampata vincente che vale 3 punti. La Dinamo Pollino interrompe la serie positiva del Napoli, che durava da ben 7 partite, 5 vittorie e 2 pareggi, e si impone sul terreno di gioco del Valerio per 2-0 contro gli azzurri di Mister Doglia. Magnelli al 4° minuto segna la rete del vantaggio. Bellizzi al 57° quella del raddoppio. Tra le 2 reti da segnalare l'arrembaggio degli azzurri per recuperare il match, assalto che però non ha portato gli esiti sperati dai tifosi partenopei. I boys Castrovillari soccombono contro l'Emperor della famiglia di Mare, un 10-0 che lascia poco spazio a qualsiasi tipo di commento. Il Bianchino, sotto di una rete, prima pareggia e poi batte il Bayer Monaco del presidente Pisani. Ottima prova dei ragazzi di Mister De Sanso, che si portano a sole 3 lunghezze dal penultimo posto in classifica. Sfuma nei secondi finali la vittoria per il Brescia Club, che in vantaggio di 1 gol, grazie alla perla di Ioele, si vede pareggiare da San Vito, che porta a casa 1 punto segnando con Astorino. Questi risultati alla 32esima giornata: Bayer Leverkusen Le Contrade 1-0, 5-0 per Red Bull Idea Grafica, 4-1 per Bestioni Maxi Sigma, 2-3 per Idea Casa I Fornai, 2-0 Dinamo Pollino Napoli, 3-0 Aston Villari Chelsea, 10-0 Emperor Boys Castrovillari, 3-1 Bianchino Bayer Monaco, 0-0 Olympiacos Barça, 1-1 Brescia Club San Vito. Questa invece è la classifica alla 32esima giornata: apre il Barça con 84 punti, seguono Red Bull 81, Aston Villa 79, Olympiacos 68, Idea Grafica 53, Dinamo Pollino 50, San Vito 49, Bestioni 46, Maxi Sigma 45, Idea Casa 44, Bayer Leverkusen 43, Emperor 39, Brescia Club 37, Napoli 36 insieme a Bayer Monaco, I Fornai 34, Chelsea 26, Le Contrade 23, Boys Castrovillari 16, chiude Bianchino con 13 punti. Apre la classifica cannonieri della 32esima giornata Lanza della Red Bull con 37 reti, seguono Martino dell'Olympiacos con 27, Imbrogna dell'Idea Casa 24, Paduano del Barça 23, Morelli della Red Bull a 18, chiude Guzzetti del Barça a 17 reti.
reti. Prossimo turno, 33esima giornata. Olympiacos Idea Casa, Barça Idea Grafica, Le Contrade Red Bull, Napoli Bianchino, Brescia Club Bessioni, Bayern Monaco Chelsea, Boys Castrovillari Aston Villari, I Fornai Bayer Leverkusen, San Vito Emperor, Dinamo Pollino, Maxi Sigma.